Ma sei proprio uno showman, un attore, un produttore, fai film con Polanski, vai a teatro, tutto proprio. Vado a teatro. Mi piace qui. Ti piace? Ti sei inventato una bella energia. Cosa. Sì, sta bene. Molto. Stiamo bene, ma soprattutto è un'occasione per poter stare con degli amici e chiacchierare di qualsiasi cosa. Cos'è il fallimento per te? Fallimento è una parola bruttissima, tremenda. No, invece no. Perché se la prendi proprio sul serio, fallimento può essere un effetto domino. Che colpisce una cosa, tipo il lavoro, e poi papapam, crolla tutto, famiglia, amore, che ne so, lavoro e tutto il resto. Ma tu ti sei... Però quello è il fallimento proprio, quello che ti umilia, quello cattivo, quello che... Ma tu hai avuto dei momenti che devi quasi allontanarti dalle persone, quello è quello peggiore, ma ci si rialza anche da quello. Ma tu l'hai vissuto un momento della tua vita in cui non ce la facevi più? Hai detto momenti basta. In cui ho perso, in cui sono stata, dove mi sono sentita che non ero all'altezza, dove sono caduta, dove mi sono rialzata. Senti, mi sono rialzata meglio di mi prima. Stavo avvicinando, ma mi sono spaventato perché, siccome avevo la febbre, ho mangiato invece delle pillole, ho preso 4 spicchi d'aglio. Questa è la prima trasmissione non in diretta. Non ti preoccupare, io non ho paura. Fortunatamente che mi attacchi le malattie. In studio stanno svenendo, ma da casa siete salvi perché non sentite. Non ti preoccupare. Mi spavento da solo. No, io non ho paura delle malattie, delle cose, vai tranquillo. Senti una cosa, ma tu hai iniziato giovanissimo, a che età hai debuttato? Io ho debuttato all'età di mio figlio, ho 13 anni, quindi figurati. E cos'era? Che film era? Cos'era? No, erano i fotoromanzi. No! Sì, era, insomma, io ero una studentessa, ecco, non ero una studentessa modello lì, insomma. Ogni tanto facevo sega a scuola, non si può dire, no, che no, poi i miei figli... Sega, per il nord sega e fare... Marinare la scuola. E marinare, a Roma si dice sega, sì. Ma comunque... E un po' più volgare. E praticamente non andavo tanto bene a scuola, però mi piaceva molto leggere questi fotoromanzi. Mia nonna leggeva i fotoromanzi della Lancio, io poi compravo questi questi per teenagers, e c'era scritto dietro invia una foto, ho detto senti quasi invia una foto, inizio a guadagnare, per me era importante l'emancipazione. Ma tu cosa fai? Cioè, io non ho mai capito, nelle fotoromanzi tu fai una posizione e stai ferma, poi devi stare immobile. Sì, devi stare così, e con un fotografo che mi diceva go, 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 e poi oh, fammene un'altra. Cioè io non ho capito perché, ma perché? Cioè, la direzione era go, 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 fammene un'altra. Perché magari fai la faccia di quella che è innamorata, che aspetta il ragazzo al primo appuntamento un po' timido, quindi tu ti alzi, sei lì, così, no? E quello go, 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 fammene un'altra, non andava bene. Quindi, senti, insomma, io un po' umiliata mi sono sentita perché l'ho fatto nel mio quartiere. E quanto, per quanto l'hai fatto? Beh, per un paio d'anni. Si guadagnava però, no? Guadagnavo... Perché vendevano molti sì, fotoromanzi. 100.000... Sì, no, 100.000, no, 100.000 lire, sì. Beh, 100.000 lire, prima che si passasse all'euro, dove neanche l'insalata sì. La prendi con 100 euro, diciamo, 100.000 lire erano 100.000 lire. A 13 anni mi sono comprata un sacco di cose. Io ogni tanto, quando vedo tutta questa impennata di costi, dico, ma facciamo una cosa, torniamo agli anni 70 o agli anni 60, dove uno prima di spezzare un 10.000, un 5.000 ci pensava. Perché adesso abbiamo tutti gli svantaggi, ma nessuno dei vantaggi di allora, eravamo un po' più naif, sì, ci divertivamo di più. Chi ti ha dato l'opportunità più grossa del debutto? Avati? Avati. Come si chiamava il film? Allora, con Avati ne ho fatti tanti, è stato grande maestro, diciamo che nella Via degli Angeli lui mi conobbe, ma lì facevo una specie di comparsata, dove all'interno di una scenografia di un teatro io dovevo muovere una bicicletta che girava un'elica, spingere una pompetta e facciamo e in più dovevo dire una battuta e muovere delle ali. Tutto questo, a un certo punto ho iniziato a farlo, sento da lontano una voce molto profonda bolognese che fa stop, ma chi è questo imbecille, chi me l'ha mandata? Entra in campo il fratello, perché Antonio, loro sono Antonio. E io l'ho presa io, ho fatto il casting, era brava, suonava la pompetta, girava l'elica. E invece ero veramente, mi sono sentita imbarazzata perché ho detto scusi maestro Pupi, scusi, scusi, no, mi dispiace. Io ero lì che c'era Libero De Rienzo, anzi un bacio, un saluto a Libero De Rienzo. Libero De Rienzo, un personaggio grandissimo attore, bellissimo, meraviglioso. Grande amico.
E poi da lì mi chiamò, mi fece fare il primo film, poi ho fatto con lui un altro film, una serie. E senti, lui ma tu hai, è un grande regista. Tu hai due figli, no? Sì, Jacopo e Anna. Jacopo e Anna di che età? Quasi 14, quasi 11, ci siamo. Faresti fare a loro le stesse cose che fai tu nello spettacolo o hai paura o sei protettiva? Non credo che siano, sono piuttosto refrattari al mondo. Ah sì? Sì, non te lo chiedono, non ti chiedono? No, no, a Jacopo piace il calcio, gli piace uscire con i suoi amici in piena adolescenza. E Anna no, non credo neanche lei. Sicuramente qualcosa di artistico sì, ma recitazione. Senti, siamo partiti forte, avati, cose, film, poi a 27 anni la cameriera a New York. No, magari a New York, a Londra. A 26 anni, sì. E come mai? Perché è andato tutto male? Perché a un certo punto, avati, Zora la vampira dei Manetti Bros, Zora la vampira, opera prima dei Manetti Bros, un film cult particolare, un po' di anche, diciamo, fatto per un pubblico di skaters, di writers, quindi era comunque particolare, ebbe anche un discreto successo. Io Zora Lampira, nuova musa di Verdone, poi non mi hanno più chiamato, silenzio. Perché questo è un mestiere terribile, perché tu pensi di avercela fatta e improvvisamente scompari. Via, e ho detto, vabbè, io insomma non vado a imparare l'inglese, vado a fare la cameriera lì. E quanto sei stata? Vado con un fidanzato. Questa è già una buona scelta. Sì, ero andato con un fidanzato, pensavo che mi amasse. Invece poi ho scoperto che si era innamorato di un suo collega. E tu sei partito. Mannaggia. Io ti conosco da un po' di anni. Mi conosci da tanto. Ti conosco, è la cosa che di te mi ha fatto sempre tenerezza e che sei sinceramente naif in certe cose. Sì. Naif. Io non me ne ero accorta. E lo so, lo so. Perché, però è un privilegio, perché tu ti fidi e ti godi il momento in cui sei. Io preferisco fidarmi e non guardarmi alle spalle. Certo. E andare avanti, ma dietro non mi giro, non mi interessa. Magari vado avanti con i lucciconi, ma vado avanti. Senti, e poi dietro quando è arrivata un'occasione che ti porta a vincere il David, che film è stato? No, voglio sapere il film. Tu mi hai portato fortuna perché mi hai premiata quella sera, vabbè, me lo ricordo benissimo. Chi lo sa, è stata... Il mio primo e unico David di Donatello 2010 per il personaggio di Anna della Prima Cosa Bella. Vogliamo vedere un filmato? C'è un contributo. Guarda, oggi siamo a Roma, l'altro giorno eravamo a Torino. È la mia città, c'è qui. Roma. Miglior attrice 2010, protagonista, signore e signori, per il film La Prima Cosa Bella, Michela Ramazzotti! Prima di prendere il David vorrei far venire sul palco Stefania Sandrelli e condividerlo con lei, perché il premio lo vince il personaggio di Anna. Vieni Stefania. Posso dare una sola alla signora? Questo David. Bene, tante storie. Grazie. Grazie. Ringraziamo tanto Paolo per questo ruolo bellissimo. Il rossetto tra i denti. Io devo dire, lì mi sono un po' incazzato, perché hai vinto il David, tu sei stata di una generosità che fa parte del tuo essere naif, perché quando uno vince il premio l'ha vinto tu e rimarrà nella storia che l'hai vinto tu. Ma Sandrella è salita come una belva. Ma portato via, oltretutto io volevo farti un complimento, dire qualcosa, ma dacci sto premio. Ah, Sandrelli! Tra l'altro l'avevo invitata la Sandrelli, ma purtroppo non è potuta venire, avrei voluto chiedere con quale violenza ti ha portato via il Davide. Ma te l'ha ridato poi il Davide o no? Sì, te l'ha ridato, no, se no vado a prenderlo e te lo riporto. Abbiamo condiviso un personaggio memorabile, bellissimo, poi io sono una grande fan di Stefania, ma era giusto che quella... A chi non l'è? Però c'è stato in effetti un po' però, di... Però, diciamo, la generazione, diciamo, prima della nostra... è stata meno generosa di come lo siamo noi. Per esempio, io vedo che molti attori e attrici italiani sono contenti di lavorare anche con dei talenti più giovani, sì, ancora, no? Sì. Io che sono una generazione più grande della tua e avevo davanti a me tutti i grandi mostri sacri, Sordi, Manfredi, sì, eccetera, eccetera,
e questi non ti lasciavano neanche il fumo dell'arrosto, cioè non erano molto disposti a dare spazio, no? Per cui secondo me è giusto invece dare sempre opportunità ai giovani, anche perché certo. Poi il tempo passa e magari mi ricapita di poter lavorare con te qualche anno dopo. Sì, ma anche perché no? Ognuno ha una strada diversa, cioè non è perché io ti faccio dei complimenti o ti aiuto a fare una cosa, insomma la mia strada è quella, comunque non cambia, è questione anche di generosità, di credere nel futuro, ci sono un sacco di giovani talenti italiani, ragazzi che fanno gli attori, sono bravissimi, stanno sul pezzissimo. Secondo me la vostra generazione è molto brava, la nuova generazione è molto più duttile di quella. Quelle... mia? O quella tua? No, la tua, io sono molto più vecchio di te, no, la nuova generazione. Ai miei tempi nelle interviste ti dicevano sei un attore di teatro, di cinema sì. o di televisione, no? Oggi credo i ruoli sono mischiati, tutti fanno tutto ed è molto... Sì, sì. C'è la possibilità di lavorare molto di più. Senti, tu adesso hai debuttato nella regia. Sì. Hai vinto, hai avuto riconoscimenti. Ho vinto, ma c'eri sempre tu lì accanto. Io sono sempre vicino a te. Ma però ogni 15 anni, cioè, facciamo magari, incontriamoci prima perché... Io vengo. Cioè lì era il 2010, qui era nel 2023. Esatto. Tra l'altro mi sono trovato per caso seduto accanto a te, dove io piangevo sempre, perché mi vergognavo come un ladro, ma il film era molto piangeva, bello, molto commovente. Scusami, che mi ha colpito profondamente. Senti, com'è stato passare dietro la macchina da presa? Meraviglioso. Sai, mi sono sentita a mio agio, mi ha dato molta forza, mi ha dato... Intanto ero, concedimi il termine, a capo di... un'intera troupe. Tu sai benissimo che il cinema lo si fa in tanti, però a un certo punto c'è una persona che è regista, che decide delle cose. Certo. E quindi il fatto, ma io, oddio, la ragazza dei fotoromanzi, la ragazza della periferia di Ostia che va e dice alle persone no, questo non mi piace, no, voglio fare questo. E lì mi sono sentita forte, perché ho detto, ho fatto un passo in avanti di grande emancipazione. Tu hai mai pensato mi ha servito in questo... Il nostro mestiere forse andrebbe insegnato alle grandi aziende, perché sì. È un mestiere totalmente militare, perché sì. C'è l'ordine del giorno, c'è una gerarchia pazzesca, ma fatto da un gruppo di anarchici totali. Sì. Perché se tu tratti male l'attrezzista, che in genere dovrebbe essere l'ultima ruota del carro, no. Ma non lo è, quello ti saluta e se ne va. E questo gruppo strano di anarchici con regole militari si mettono insieme, a volte con dei budget da 10 milioni, da 20, da 30 milioni, e nei tempi esatti portano a casa un prodotto. È un'industria, un'industria cinematografica. Tra l'altro sono 100 persone circa della troupe in film grandi, più o meno grandi, dove tu solo sai in quel momento di cosa si sta parlando. Se quel regista in quel momento non vuole questa cornicetta, tutti sanno che quella cornicetta è in quel momento, in quel minuto, il problema della giornata. Quindi tutti suoniamo la stessa musica, lo stesso sound, per un mese e mezzo, due, tre. È bellissimo, poi dopo basta. Io sono passati già 20 minuti, non ci credo, ti devo lasciare, perché io ho 48 minuti, poi scado. Ah, ma una domanda, dimmi. Torni a fare il grande bluff? No, perché l'ultima volta che l'ho fatto mi riconoscevano anche i miei figli, chiunque, per cui ero mai andato, però... Mannaggia! Però la prima volta sì. Senti, io ti regalo. La mia amica Cosima di Milano mi ha detto, secondo me Zia Mame le piace. È un romanzo molto poetico. Grazie, e Zia allora, Mame. Zia Mame.